Franzone, un atto congiunto per diffidare i soggetti che ritenete responsabili della mancata attuazione del trasferimento del comune di Gela nell'ambito del libero consorzio della città metropolitana di Catania. Da chi è stato firmato l'atto e che cosa chiedete? L'atto è un atto stragiudiziale di diffida ed è stato fatto nei confronti dell'assessore Landieri, nei confronti di Crocetta e nei confronti del presidente Ars Ardizzone. L'atto non è altro che un richiamo ufficiale per queste personalità per il grave ritardo con cui ancora oggi dobbiamo fare i conti del passaggio di Gela, Piazza Emilia e Niscemi alla città metropolitana di Catania. Questo ritardo comporta un danno anche economico per queste comunità perché non possono pianificare insieme agli altri comuni, insieme agli altri territori il loro futuro. Nel contempo la regione siciliana nel pianificare i servizi ci ricomprende con le vecchie province, quindi oltre al danno morale nei confronti di chi si è espresso, e quindi parliamo delle popolazioni, delle amministrazioni, dei consigli comunali, c'è anche un danno economico e questo non è più tollerabile. A distanza di 3 mesi dall'ultima delibera e dallo scadere della legge, attendiamo ancora oggi il disegno di legge per il passaggio alla città metropolitana di Catania. Franzone, chi ha firmato la diffida? La diffida è stata firmata, oltre che dai presidenti dei 4 comitati di Gela, Piazza Emilia e Niscemi, è stata firmata anche dei sindaci di Gela, di Piazza Armerina e di Niscemi. Credo che i tempi si stiano allungando troppo. Questo è un grido di allarme che faccio io, ma lo fa anche Niscemi, lo fa anche la Gela, perché i diritti dei cittadini vanno assolutamente tutelati. Soprattutto alla luce proprio di questa dell'attuazione in Italia, in tutta Italia, della legge del Rio, non capiamo come la Regione Sicilia ancora stia tentennando. Siamo sempre gli ultimi, siamo partiti i primi, ma siamo sempre gli ultimi. Io sono stato sabato ad un convegno ed Enzo Bianco diceva proprio una cosa importantissima: stiamo perdendo un treno ed è una cosa gravissima. Torino è la città metropolitana che già ha legiferato, sta volando. Catania, nella fattispecie noi siamo con Catania, ma anche le altre città metropolitane della Sicilia, quindi parlo di Palermo, parlo di Messina, ma tutti liberi consorzi, ancora non abbiamo assolutamente un quadro normativo chiaro e limpido. Non si capisce il perché, che come tutte le cose siciliane debbano avere questi percorsi strani, e noi non stiamo facendo altro che sollecitare con questa diffida questo momento strano, perché si parla di consorsi, si parla di città metropolitane, ma ancora oggi non si sa nulla e non si fa nulla.